Ciao a tutti, oggi un bel progetto di recupero, quindi a costo zero o quasi. Faremo infatti insieme un albero di Natale utilizzando del comune cartone e degli avanzi di lana. E lo vedrete, io qui ho in maggioranza della lana verde, in questo caso questa era una mia maglia che ho disfatto. Ci occorreranno inoltre un paio di forbici e la nostra immancabile colla a caldo. Null'altro e andiamo subito a lavorare. Segniamo e tagliamo delle strisce di cartone alte 2 cm. Nel mio caso sono 6 striscioline da 84 cm e 3 striscioline da 41 cm. Tutte alte 2 cm. Ora le incolliamo insieme in modo da realizzare un primo triangolo. Quindi utilizziamo la colla a caldo. Possiamo anche aiutarci volendo con una pinzatrice, in questo modo potremo bloccarle subito. Prendiamo per bene la misura e andiamo a bloccare per primo gli angoli. Una volta realizzato il primo triangolo, aggiungiamo le altre strisce in modo da dare corpo alla nostra struttura. Lo vedrete, non risulterà rigidissima, ma comunque non deve essere neppure troppo molle. Partendo da un triangolino di cartone come base, andiamo a disegnare la stella in questo modo. Disegniamo a mano tutte le punte. Ritagliamo. Allo stesso modo ne ho realizzate altre in diverse misure. Andiamo quindi all'albero, ho qui la lana verde, metto una punta appena appena di colla sul cartone in modo da bloccare l'inizio del capo di lana e quindi, guardate, davvero semplicissimo, avvolgo con la lana il cartone in modo che sia perfettamente coperto. Non dobbiamo dimenticare un'asola, sempre con la lana, qua su in cima, in modo che poi sia semplice appendere il nostro albero. Naturalmente sarà importante coprire bene con la lana tutto il cartone anche negli angoli. Se è necessario potremo tranquillamente usare un gocciolino di colla a caldo in questo modo per far sì che la lana non si sposti.
Una volta ricoperto per bene tutto il bordo, dobbiamo creare una base sulla quale attaccare le nostre stelle. La creiamo in questo modo, sempre con la lana. E la facciamo solo di lana, guardate. Entro, giro, ho girato il lavoro così si vede meglio. In pratica devo creare una sorta di intreccio, mi raccomando non tiriamo troppo, così. Piano piano, così, e così, sopra, sotto, sopra, sotto. Una volta giunti in fondo, basterà bloccare con un pochettino di colla a caldo. Ed ecco qua, il nostro albero è pronto. Ora ci dedichiamo alle stelline. Procediamo quindi in questo modo. Prendo la mia stellina di cartone e metto un goccino di colla qui sulla punta. Ed ora incomincio ed arrotolo la lana. Dovremmo fare una punta per volta, quindi passo alla punta successiva, un gocciolino di colla, quindi guardate, lo faccio piano piano, prima arrotolo per bene sulla punta e poi via via scendo. Anche per quello che riguarda il centro dovremo semplicemente arrotolare il nostro filo di lana in questo modo, passando tra una punta e l'altra, lo vedete, molto veloce. Ecco fatto, una volta ricoperto per bene tutto il cartoncino, possiamo tagliare e bloccare sul retro con una punta di colla. Allo stesso modo qui ne ho già realizzato altre. Quindi con un pochino di colla a caldo possiamo incollare le nostre stelline sul nostro albero. Prima chiaramente dobbiamo stabilire la posizione. Ecco qua, questa potrebbe essere la posizione. Nel frattempo li avete sicuramente sentite, stamattina ci sono Dora e Zelda che sono scatenatissime, fanno le matte, si rincorrono. Quindi incolliamo. Così,
nella parte centrale possiamo usare qualche fiocchettino sempre di lana e anche qui li incolliamo sempre con un pochino di colla a caldo. Ed ecco fatto, il nostro progetto è terminato. Ed eccoci qua, il nostro progetto, come vedete, è terminato e naturalmente chi lo desidera potrà aggiungere una spruzzatina di glitter. Io lo lascerò così al naturale. Che dire, come sempre grazie, grazie di cuore a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!